quando saluto il nostro primo ospite, Sandro Gozzi. Buonasera, onorevole Gozzi. Buonasera a voi. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei. Posso dire l'uomo del semestre italiano, è corretto? Sì, può dirlo, è corretto, è corretto. Senta, mi verrebbe un'altra cosa da dire, non so se lei sarà d'accordo, ma insomma, finite le elezioni europee, finalmente possiamo parlare di Europa. E noi ci abbiamo provato. Un po' è così, no? Un po' è così, perché di Europa non si è parlato così, molto. Un po' è così, noi però ci abbiamo provato e devo dire che anche il messaggio di forte conferma dell'idea di Europa con la volontà di cambiare le politiche europee, diciamo che è stato anche premiato questo dagli elettori italiani. Senta, parliamo un momento di questo semestre europeo, perché per tanti versi non se ne è parlato molto. Quando però se ne è parlato, io ho l'impressione, mi corregga se sbaglio, che si siano appuntate su questi sei mesi di presidenza italiana una quantità di aspettative quasi salvifiche. E certe volte ho avuto l'impressione come di leggere, beh, insomma, è il semestre di presidenza italiano, come andiamo noi, facciamo un po' quello che ci pare e quello che ci interessa. Ovviamente immagino che non sia così, però vorrei capire da lei qual è veramente la misura, cosa ragionevolmente l'Italia può, come dire, portare in più in questi sei mesi in cui ha il compito di organizzare i lavori. Cosa è il nostro potere, ecco? Beh, allora, è evidente che se vogliamo spiegare per informare dopo il Trattato di Lisbona, cioè nell'Unione Europea attuale, i poteri della Presidenta di turno si sono un po' affievoliti, no? Mesi sono affievoliti perché prima si presiedeva anche il Consiglio Europeo, oggi invece il Consiglio Europeo ha un presidente permanente che è il belga Herman Van Rompuy. Quello che invece viene presieduto dal governo di turno e qui dall'Italia saranno i vari consigli ministeriali, ambiente, giustizia, affari generali, queste verranno presiedute. In cui la Presidenza ha il potere di, come dire, dettare l'ordine del giorno, l'agenda. In cui la Presidenza ha il potere di indicare l'agenda, indicare l'ordine del giorno e quindi di indicare anche, di puntare su alcune priorità anziché altre, sapendo che però per raggiungere delle decisioni è chiaro che occorre sempre costruire un consenso, ovviamente, non è che la Presidenza decida, la Presidenza propone di indicare come priorità alcune questioni, ma tra l'altro il nostro semestre è un semestre particolare perché è un semestre in cui ci sarà una transizione tra una commissione e l'altra, saranno dei vertici alle istituzioni da nominare. Cioè il semestre che inaugura una nuova legislatura europea, quindi diciamo un semestre che può dare un'impronta. Questo è esattamente la nostra impostazione, cioè la nostra impostazione è che pur essendo un semestre in cui dovranno venire rinnovati tutti i vertici istituzionali, sono comunque i primi sei mesi di cinque anni di una nuova legislatura europea e anche alla luce del risultato delle elezioni europee, anche alla luce della forte volontà di cambiamento che gli elettori europei hanno manifestato rispetto all'Unione Europea, è evidente che noi abbiamo l'ambizione di indicare delle priorità attorno alle quali non vogliamo solo lavorare noi durante il semestre, ma vogliamo che l'Unione Europea imposti il suo lavoro nei cinque anni. Si potrebbe anche osservare, onorevole Gozzi, che siccome i turni di presidenza successivi sono quelli della Lettonia e del Lussemburgo e si presiede in trio, l'Italia forse ha anche la possibilità di imprimere una sua direzione anche durante presidenze considerate, se si può dire, un po' più deboli. Ma guardi, è quello che vogliamo fare, le dicevo, innanzitutto il fatto del trio vuol dire poter impostare il lavoro sicuramente per 18 mesi, ma noi vorremmo fare di più, vorremmo impegnare il nuovo Presidente della Commissione Europea, la nuova Commissione e tutte le istituzioni dell'Unione Europea a indicare le priorità attorno alle quali lavorare per i prossimi 5 anni, partendo da delle questioni che ormai sulle quali pensiamo che già da stasera ci sia consenso, ma che fanno parte delle nostre priorità. Perché ricordiamolo che questa sera Renzi è già a Bruxelles in una cena informale tra capi di Stato e di Governo all'indomani delle elezioni, no? In cui la posizione del governo italiano e del Presidente del Consiglio è proprio quella che, ancor prima di parlare di nomi, dobbiamo parlare di cosa devono fare questi nomi e di quali sono le priorità politiche. Per noi la crescita, la lotta contro la disoccupazione, l'energia, l'immigrazione, la politica industriale sono i grandi temi su cui vogliamo concentrarci durante il nostro semestre, ma che vogliamo diventino le grandi priorità della nuova Unione Europea. Senta, ho sentito Renzi dire che non vuol parlare di nomi e probabilmente non ne vuol parlare neppure lei, però mi tolgo una curiosità.
Questa obiezione che si fa all'ipotesi che possa essere un italiano il presidente dell'Unione Europea, e cioè che abbiamo già Mario Draghi al vertice della BCE, è un'opinione che chiude, è una, diciamo, è una cosa che chiude i giochi o che invece lascia spazi di manovra? È una questione che al momento rende difficile pensare a un'ipotesi del genere, anche perché per quanto riguarda la Presidente della Commissione Europea, stasera si parte da Juncker e si parte dal dare un mandato al Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy, in assieme a Juncker, di cercare di trovare innanzitutto una soluzione tenendo conto delle elezioni, e alle elezioni europee come candidati alla Presidente della Commissione Europea non c'era nessun italiano. Se non dovesse trovarsi un accordo in questa fase, se dovesse esserci una situazione di stallo nelle nomine, cosa che tra l'altro noi non auspichiamo, allora si possono pensare ad altre ipotesi, però obiettivamente siamo 28 paesi, siamo 18 paesi nella zona euro, abbiamo già un italiano alla testa dell'istituzione più importante dell'Unione Europea oggi, quella con più poteri, che è la Banca Centrale Europea. Pensare oggi in questa fase ad un altro italiano alla testa di un'altra istituzione è molto difficile. Non è realistica. È molto difficile, soprattutto in questa fase. Ho letto da qualche parte che invece, diciamo, una posizione più alla portata potrebbe essere la presidenza dell'Eurogruppo, quella presidenza, diciamo, anche lì informale, che raccoglie tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi dell'Eurozona. Beh, guardi, anche, certo, quella è un'altra posizione importante che scade nel 2015. Teniamo conto che comunque c'è un italiano che si occupa di questioni monetarie e il Presidente dell'Eurogruppo deve occuparsi di questioni monetarie, economiche e finanziarie, quindi anche su quello certamente è una posizione che, diciamo, è meno, ha una rilevanza istituzionale minore rispetto a quella della Presidente della Commissione, però è un altro posto ambito. Insomma, noi partiamo sapendo che noi possiamo e dobbiamo fare valere il nostro peso dell'Italia, peso di paese fondatore, di contributore netto all'Unione Europea e soprattutto di un paese che è guidato da un Presidente del Consiglio che è stato l'unico in realtà a vincere le elezioni europee. È l'unico insieme ai tedeschi alla guida di un governo che abbia vinto, perché tutti gli altri hanno vinto partiti di opposizione. Sapendo che il Presidente Renzi ha vinto molto di più della cancelliera Merkel, perché il nostro partito è stato vinto per questo la cancelliera Merkel. Non la sento più tanto bene, Gozzi, deve essere successo qualcosa. Prego? Non la sento più tanto bene, forse ha cambiato posizione? Dicevo che il Presidente Renzi ha visto aumentare i consensi del suo partito del 15%, la cancelliera ha perso il 4%, questa forza noi la vogliamo usare in tutte le priorità politiche e anche nelle nomine all'interno, diciamo, della Commissione e anche all'interno del Parlamento Europeo, dove noi siamo il primo gruppo, la prima delegazione del gruppo dei socialisti e democratici. Senta, tanto per non far nomi, Letta e D'Alema sono due possibili buoni nomi per i posti di commissario? Ma guardi, se lei mi chiede se Letta o D'Alema hanno il curriculum vitae, hanno il profilo per fare il commissario, le dico certamente che entrambi potrebbero essere commissari. Se mi chiede se abbiamo ufficialmente dei candidati alla Commissione Europea, le rispondo di no. E anche se ce li avesse non me li direbbe, diciamo. Questo è un altro discorso, comunque non abbiamo. Sentiamo Ernesto da Roma, una telefonata per lei, onorevole Gozzi. Buonasera, sì. Ernesto. Buonasera, dottore. Lei è il suo ospite, al quale vorrei affidare una mia considerazione e sapere cosa ne pensa. A me quello che più mi ha sorpreso in queste elezioni europee è che più votati sono stati personaggi di come Salvini, che ha preso 311.000, vabbè, in due circoscrizioni, la Bonafè 286.000 e quello di Forza Italia Fitto 284.000, cioè personaggi che hanno sì una certa dialettica, ma non hanno un carisma, non hanno quei poteri di voto di scambio, io ti prometto qualcosa, cioè mi sembra che si possa pensare, e qui vorrei un parere, che forse è cambiato, si è evoluto il modo di votare degli italiani, non si vota più il cugino del cognato del suocero, perché se esce o se viene eletto ti trovi il posto alle poste, il posto a casa. Grazie Ernesto, se capisco bene lei fa un'osservazione giusta, cioè attenzione, abbiamo a lungo demonizzato le preferenze come strumento di scambio di malaffare, sì. I recordman di preferenza di questa tornata ci potrebbero dimostrare che non è così. Sentiamo anche Maurizio dalla provincia di Padova, poi torno da Sandro Gozzi. Maurizio, prego, buonasera. Non c'è più Maurizio?
è caduta la linea. Benissimo, Gozi, qualche osservazione sul quanto diceva. Beh, guardi, io credo che nel caso delle persone, delle personalità che sono state citate, ha valso molto il fatto che avessero una grande visibilità mediatica. Nel caso di Salvini, che è il segretario della Lega Nord, e Simona Bonafè è una ottima parlamentare che era capolista del Partito Democratico, credo che questo abbia certamente aiutato. Nel caso di Fitto è un politico giovane ma di lungo corso, è stato ministro e ha un forte radicamento in Puglia, quindi certamente però sono state delle scelte non condizionate da aspetti clientelistici o di questo genere, direi. Però è evidente che in una elezione europea così difficile, con collegi così grandi, a mio modo di vedere, se posso dare una valutazione, troppo grandi, i collegi dovrebbero, a mio modo di vedere, andrebbero cambiati, andrebbero ridotti. Ho fatto già due proposte di legge in due legislature per ridurre le circoscrizioni, perché nord-est, Italia centrale, isole, secondo me sono troppo alte. È impossibile fare una vera campagna elettorale. Esatto, in quel caso è chiaro che la visibilità mediatica conta molto. Senta, volevo tornare un momento alle questioni dei nomi, ma più che altro per dir questo, perché in questa campagna elettorale europea, più che nelle precedenti, c'era stato un po' detto: guardate che voi votate anche per il candidato, sì, alla presidenza della Commissione. Infatti abbiamo visto, sì, anche dibattiti, sì, con Schulz, con Verhofstadt, con, sì, Juncker. Però poi adesso ci si dice, e lei stesso un po' ce l'ha detto, bisognerà vedere, bisognerà decidere, i tedeschi vogliono una cosa, quegli altri ne vogliono un'altra, quindi questa sorta di automatismo che un po' ci aveva forse illuso non è proprio così, non funziona proprio così. Guardi, non c'è automatismo, nel senso che la scelta del Presidente della Commissione europea va fatta dai capi di Stato di Governo tenendo conto del risultato delle elezioni europee. Giustamente i partiti politici europei hanno voluto interpretare queste disposizioni del trattato per legare la scelta del Presidente della Commissione agli elettori. È evidente che anche se ci fosse stata una vittoria netta, molto forte, non dico con maggioranza assoluta, ma con una maggioranza molto netta di uno dei candidati, credo che la scelta sarebbe già stata fatta, nel senso che non sarebbe discussione. Il punto è però che non è nessuno... Che il PPE vince però perdendo seggi. Il PPE vince perdendo seggi e con una distanza molto ridotta rispetto ai socialisti democratici, e il PPE da solo non ha assolutamente i 377 voti necessari per essere votato come dal Parlamento europeo, perché occorre la maggioranza assoluta e occorrono qui 387 voti. Ecco perché sono i negoziati. Bisogna vedere qual è la personalità, e si parte però ovviamente da Juncker, che ha comunque la maggioranza relativa ed è quello, diciamo, che ha vinto le elezioni europee pur avendo la maggioranza relativa. Si parte da lui e vedere se... Forse questa è un'altra cosa in futuro da cambiare, no, Gozi? Cioè rendere più diretto invece la scelta dell'elettore europeo. Già abbiamo fatto, questo è il frutto di una lunga battaglia che alcuni di noi, cioè il sottoscritto, hanno fatto per innanzitutto cominciare a legare la scelta del Presidente della Commissione europea alle elezioni europee. Il Trattato di Lisbona è un primo passo, io credo che debba andare sempre di più nella direzione di una scelta diretta del Presidente della Commissione da parte degli elettori. Prendiamo due ultime telefonate. Franco da Milano, buonasera. Buonasera ai suoi ospiti. Ecco, uno strascico sulle elezioni. È evidente che la politica dell'aggressione, quella esercitata da Grillo Casaleggio, non ha funzionato, infatti non li ha premiati. Volevo sapere cosa ne pensavano i suoi ospiti. Grazie Franco. Sentiamo anche Paolo da Grosseto, buonasera. Ah, buonasera dottore. Senta, io volevo chiedere invece al suo ospite, noi vediamo sempre l'Europa o come il posto dei miracoli o come il nemico che ci ostacola, non lo vediamo mai come uno strumento nostro di crescita da poter utilizzare nelle varie commissioni. Vi faccio brevissimamente un esempio. Qualche anno fa ho partecipato a un incontro con l'onorevole De Castro, allora presidente della Commissione Agricoltura, che diceva che quando arrivavano gli italiani tra regioni, associazioni professionali, il messaggio e le esigenze si disperdevano in mille rivoli e non ottenevamo mai niente. Ora, è chiaro che quello è il nostro modo di approcciarsi che è sbagliato. Volevo sapere dal suo ospite come possiamo noi a livello di Parlamento... Cioè lei chiede un maggiore, un migliore coordinamento degli interessi nazionali, esatto, da rappresentarsi alle istituzioni europee.
È giusto, grazie Paolo, anch'io ho sentito molto spesso lamentare di questo genere, Gozzi. Allora, rispetto alla prima domanda, sono molto d'accordo con l'ascoltatore. È stata fatta da parte di Grillo una campagna distruttiva in cui si voleva distruggere l'idea stessa di Europa e in cui si voleva uscire dall'Unione Monetaria, e a questa campagna di rabbia, di rancore e di odio anche verso la classe politica, la classe mediatica, eccetera, è chiaro che è stato detto no agli italiani, perché è stato sanzionata è stata respinta questa proposta distruttiva ed è stata premiata la scelta del Partito Democratico, la scelta di Renzi di confermare l'idea di Europa, ma di impegnarsi per cambiare le politiche che l'Unione Europea ha fatto in questi anni e anche per compiere delle scelte che l'Unione Europea. La interrompo un momento prima che risponda alla seconda domanda. Abbiamo il titolo del TG1. Abbiamo una seconda domanda a cui rispondere, onorevole. Sì, la seconda domanda è: che cosa rappresenta l'Europa per l'Italia? L'Europa per l'Italia rappresenta un'opportunità. Ovviamente l'opportunità non è vantaggio sicuro, l'opportunità è lì e porta dei vantaggi se un paese la sa cogliere. E spesso l'Italia nel passato anche recente non ha saputo cogliere l'opportunità Europa. Il mancato diritto di ben 22 miliardi di fondi che l'Europa ci ha dato per lo sviluppo è forse l'espressione massima delle difficoltà dell'Italia a cogliere l'opportunità europea. Adesso leggevo di questi 105 milioni che l'Europa ha dato per Pompei e che l'Europa stessa dice che abbiamo difficoltà a spendere. Questo è un esempio. Poi c'è la difficoltà sulla quale stiamo lavorando molto, sia con nuove leggi, e c'è una legge che è entrata in vigore dal 2012 che io ho portato avanti assieme a Buttiglione, assieme all'allora presidente Pescante, e che deve aiutare proprio l'Italia a livello di processi a meglio identificare il proprio interesse nazionale e a meglio coordinarsi tra governo e Parlamento per difendere i nostri interessi a livello europeo, perché questo in passato era un altro aspetto del problema di non cogliere opportunità europee. Bisogna prima avere chiari i propri interessi nazionali, occorre un coordinamento forte all'interno del governo, occorre un dialogo tra governo e Parlamento per identificare dove stanno i nostri interessi, dialogando anche con il mondo dell'impresa, dialogando con le varie associazioni di categoria. Questo è un lavoro che in passato l'Italia non ha fatto abbastanza e che adesso abbiamo gli strumenti, diciamo, di legge, gli strumenti politici per farlo, e abbiamo già cominciato a farlo, e sarà proprio anche questo il semestre, sarà un altro test per quanto riguarda la nostra capacità di sapere dove stanno i nostri interessi nazionali e farli valere nei negoziati specifici che ci sono a Bruxelles, su tanti temi di grande rilevanza per i cittadini, per le imprese, per i lavoratori. Le faccio un'ultimissima domanda di carattere, diciamo, proprio strategico. Sento da un lato consigliare a Renzi, da alcuni analisti, alcuni giornali, Renzi si faccia promotore di un'alleanza dei paesi del sud Europa in chiave, diciamo, non dico antitedesca, ma insomma per fare da contrappeso al predominio tedesco nell'Unione Europea. Altri invece dicono no, l'Italia in questo momento ha l'occasione di sostituire la Francia nel famoso asse franco-tedesco. La Francia è indebolita e confusa con questa grandissima affermazione di Marine Le Pen. L'Italia potrebbe diventare lei il secondo pistone del bimotore tedesco. Lei come la vede? Credo che l'Italia abbia la possibilità e stia già entrando di nuovo al centro delle grandi questioni politiche europee, che abbiamo oggi ritrovato credibilità, abbiamo un'influenza che dobbiamo assolutamente utilizzare per promuovere i nostri interessi e anche per rafforzare l'integrazione europea. Questo non vuol dire né fare alleanze del sud contro il nord, perché non conviene a nessuno, né rimanere nella logica degli assi speciali bilaterali o nella logica delle sostituzioni. Noi dobbiamo assolutamente essere al centro delle questioni europee. Abbiamo la possibilità, da una parte, di una maggiore apertura da parte della Germania, perché comunque è un governo di coalizione in cui i socialdemocratici, che hanno delle priorità diverse da Angela Merkel, hanno avuto un risultato importante. Quindi è chiaro che dobbiamo spingere la Germania a un cambiamento delle sue posizioni su alcune questioni chiave. Dobbiamo approfittare, tra virgolette, del forte messaggio di insoddisfazione, di rigetto che in Francia è stato dato rispetto alla politica europea della Francia, rispetto all'Europa,
per spingere la Francia stessa e il governo a impegnarsi fino in fondo in un cambiamento delle politiche europee. E poi dobbiamo dialogare anche con dei paesi che fino a qualche tempo fa erano dall'altra parte della barricata, diciamo, rispetto alle semplificazioni mediatiche, penso all'Olanda, penso alla Finlandia, che sono nella zona euro, che sono stati i cosiddetti paesi rigoristi, e però rispetto ai quali dobbiamo certamente avviare una strategia per convincerli che è tempo di voltare pagina e che il solo rigore produce populismo, produce lontananza, produce astensione. Insomma, un vasto programma, si potrebbe dire, un vasto programma. Un vasto programma, come diceva il generale De Gaulle, che molte cose da fare. Portare avanti non solo in 6 mesi, ma nella prossima legislatura, che è fondamentale. Perché guardate, noi siamo molto impegnati, ci impegneremo ancora di più per riformare l'Italia, ma se non cambiamo l'Europa, qualsiasi tentativo di riforma nazionale rimarrebbe monco. È così, grazie a Sandro Gozzi per essere stato con noi a Zapping 2.0, grazie ancora e buon lavoro.